La Polizia di Stato di Cuneo celebra 164 anni dalla fondazione, un bel traguardo. Certamente, una grande storia con tanti progetti per il futuro. Sicuramente oggi è questa bellissima celebrazione che vuole sottolineare questo aspetto della vicinanza alla gente, esserci sempre, come tempi e in tutti i luoghi. Esserci sempre è appunto il tema scelto. Qual è il suo significato? Il significato simbolico è la prossimità, la polizia di prossimità che vuole essere assolutamente vicina alla gente in tutti i bisogni che la gente può avere, senza risparmio di tempo e di luoghi dove poter raggiungere le persone che hanno bisogno. Quali sono gli atti concreti per essere vicino alla gente? Ma sicuramente consentire a tutti di poter avere la legge dalla propria parte. I cuneesi cosa si aspettano dalla Polizia di Stato? I cuneesi sono sicuramente una popolazione molto dedita al lavoro, molto ordinata, molto, molto precise nelle loro attività e di sicuro la polizia di questo ne deve tenere conto. Le esigenze della popolazione vanno sempre tenute in debita considerazione. Noi facciamo di tutto per consentire che venga fruita ogni tipo di libertà da parte della popolazione e che vengano repressi i reati che attaccano le persone magari deboli, bisognose. Ecco, su quali aspetti quindi è necessario migliorare? Qual è uno degli aspetti fondamentali che magari le sta più a cuore degli altri? I reati sono in calo nazionale, anche nella nostra provincia i reati hanno subito un calo. C'è però un particolare tipo di reato che ha avuto invece un piccolo incremento di percentuale, che sono i furti nelle abitazioni. Su questo aspetto c'è senz'altro da segnalare che le modalità con cui vengono eseguite in abitazioni, spesso in periferia, così ci mettono un po' in difficoltà nella repressione di questo tipo di reati. Noi abbiamo cercato di realizzare tutta una serie di attività di prevenzione che passano anche attraverso la collaborazione dei cittadini stessi. Cioè abbiamo cercato di fare sistema nel mondo della sicurezza, coinvolgendo le stesse persone interessate. Un obiettivo per il prossimo anno. Poter dire che sono diminuiti i furti nelle abitazioni.